E la Regione Toscana ha scelto proprio la Maremma per la prima edizione di Bike Toscana on the Road, l'evento che promuove il turismo toscano tra gli operatori turistici internazionali. Il Bike Toscana raddoppia e diventa anche on the road, si allarga anche sui territori, a iniziare dalla Maremma che lo ospiterà a maggio 2016, l'evento che promuove tra gli operatori internazionali l'offerta turistica toscana. Si è concluso da poco il Bike Toscana di Firenze che ha portato alla stazione Leopolda oltre 130 buyers stranieri da 27 paesi diversi e 110 operatori toscani che hanno realizzato circa 3.000 incontri. La regione ha deciso di utilizzare questa formula raddoppiando gli appuntamenti e aggiungendo a quello fiorentino un Bike Toscana on the road sui territori per non promuovere solo il turismo dei grandi alberghi ma anche i tanti turismi che caratterizzano la Toscana. Ci siamo resi conto che Bike Toscana, così come organizzata, parla ad un mondo molto strutturato, che è quello dei grandi alberghi e dell'offerta turistica che investe sulle grandi città. Ma la Toscana negli anni a venire deve raccontare altro, deve parlare dei propri territori, di quella parte preziosa della Toscana che è molto ricercata e forse meno conosciuta. L'idea è di lasciare da parte, nella versione on the road, tutto quello che è il turismo legato alle città d'arte per valorizzare l'offerta turistica variegata che i singoli territori possono offrire. Siamo convinti che gli anni prossimi parleranno di questa Toscana, di quella della campagna aperta, della costa meno conosciuta, della Miata, dei borghi disseminati sul prezioso territorio toscano. È una scommessa che siamo certi porterà dei buoni risultati. Incominciamo dalla Maremma, perché senz'altro la parte più importante e più facile anche da mostrare per qualificare l'offerta turistica. Si comincia dal prossimo maggio, la prima settimana, nell'azienda regionale di Alberese. Il Bike Toscana on the road sarà coorganizzato da Toscana Promozione e Grosseto Fiere. I destinatari non sono gli operatori delle grandi catene alberghiere o del turismo più strutturato. È rivolta a quella ricerca di offerta verso il tempo libero e verso la vacanza, più spostata verso la qualità ambientale, la ricerca di percorsi alternativi, il turismo esperienziale, la qualità della buona alimentazione, la conoscenza di antichi borghi o eventi culturali che la Toscana può offrire, nel suo territorio.